Ciao, sono Simona Ridolfi, sono di Casalvellino Scalo, insegno scienze naturali e ho una grande passione che è il viaggio. Posso dire di aver girato un po' tutto il mondo, ma non ho visto ancora il mio Cilento. Quindi quest'anno, prima di partire, ho deciso di dedicare un mese a questa nostra terra e partirò con Carla oggi. E io mi chiamo Carla Passarelli e sono di Casalvellino e oggi insieme a Simona parto per questo viaggio del Cilento in bici. E io curo, diciamo, l'aspetto artistico del viaggio dal momento che sono laureata in pittura all'Accademia di Belle Arti di Napoli e adesso mi sto specializzando all'Accademia di Ravenna in mosaico. È nato da una mia idea lo scorso anno durante il Cammino di Santiago. Percorrendo gli 800 km del cammino mi rendevo conto che almeno a livello paesaggistico il Cilento non aveva veramente nulla da invidiare e quindi ho immaginato di poter fare qualcosa di simile anche qui nel nostro territorio. Beh, con noi abbiamo una tenda e i sacchi a pelo per ogni emergenza, diciamo, però confidiamo nell'ospitalità dei cilentani. Abbiamo preso già dei contatti in alcuni paesi e possiamo dire che in molti già hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di ospitalità e si sono dichiarati pronti, insomma, ad aprire le porte delle loro case per offrirci una cena, stare un po' con noi e anche ospitarci durante la notte. Noi raccoglieremo tutto ciò che vedremo, tutto ciò che sentiremo e abbiamo vari strumenti, alcuni più moderni, altri più antichi. Abbiamo infatti con noi il tablet, ovviamente per aggiornare costantemente il nostro profilo Facebook e il nostro blog, insomma non appena possiamo, e poi abbiamo un taccuino di viaggio sul quale Simona racconterà, insomma appunterà ciò che vivremo e io con me ho l'album da disegno per fare dei ritratti in estemporanea e dei disegni lungo il cammino. La prima parola che mi viene in mente è il grande entusiasmo, insomma l'entusiasmo che ci guida. Per me è curiosità, sono curiosa di vedere come i cilentani reagiranno al nostro passaggio.